Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del TG6. In apertura la cronaca, preso a tempo di record dopo aver accoltellato e rapinato ieri sera in piazza Sacro Cuore un 57enne. Dietro l'agguato ci sarebbero motivi non riconducibili però alla rapina. Vediamo il servizio. Risolto a tempo di record dagli agenti della Polizia di Stato di Pescara l'accoltellamento di ieri sera in piazza Sacro Cuore. L'ipotesi iniziale di rapina dell'orologio della vittima ha lasciato il passo ad un agguato per motivi diversi al vaglio degli inquirenti. Al termine delle indagini andate avanti nella notte scorsa, hanno portato all'arresto di un 51enne con l'accusa di tentata rapina e lesioni volontarie pluriaggravate. Due complici, fra cui una donna, sono stati identificati e indagati in stato di libertà. Il 58enne accoltellato, originario della Lombardia, è ricoverato in ospedale, ma fuori pericolo. Le indagini sono state coordinate dal sostituto procuratore Fabiana Rapino. Un'operazione rapida, grazie all'impegno degli uomini che mi onoro di dirigere e di tutto il personale impiegato anche nel servizio di controllo del territorio. Si è arrivati immediatamente a una coppia di sospettati raggiunta praticamente sotto la loro abitazione quando non erano ancora tornati dalla rapina o giù di lì. Una notte di lavoro impegnativa che ha portato poi anche all'identificazione e alla denuncia del terzo concorrente. Un dato che ci viene comunque dalla vittima è quella dell'aggressione a scopo di rapina. Però, dato il vissuto dei protagonisti di questa vicenda, tutti gli scenari sono aperti. Diceva in conferenza stampa che è stata anche importante la collaborazione dei cittadini, dei residenti della zona. Assolutamente, ancora una volta Pescara non è omertosa, abbiamo raccolto delle dichiarazioni importanti, dei riconoscimenti importanti dai residenti che hanno contribuito, insomma, a cementare un castello accusatorio già solido. La Sangritana inaugura un nuovo servizio di trasporto merci internazionale che vedrà il trasporto in Germania dei campervan prodotti in Val di Sangro. I dettagli sono stati illustrati questa mattina a Lanciano dai vertici aziendali. Paolo Renzetti. Il campervan della Trigano sale sul treno di Sangritana Cargo, diretto in Germania per la prima volta. Sangritana è main contractor di una commessa ferroviaria internazionale. La Trigano, infatti, per il tramite dell'operatore logistico tedesco Hartz Altmann, ha affidato all'impresa ferroviaria abruzzese il trasporto dei campervan che produce in Val di Sangro, dal terminal di Saletti a quello di Gross-Gerau in Germania. È la strada che abbiamo segnato, quella di mettere l'Abruzzo in condizione di poter competere con il resto d'Italia ed Europa, e l'inaugurazione di questa prima attività oltre frontiera della Sangritana, di portare le merci prodotte qui nel cuore dell'Abruzzo fino al cuore dell'Europa per poter essere commercializzate, serve proprio a dare il segnale chiaro di un Abruzzo che cambia passo, che vuole crescere e che vuole recuperare il gap infrastrutturale che ha messo in questi anni le aziende e l'economia abruzzese in condizioni di difficoltà o di minore competitività rispetto alla concorrenza. Cosa significa per Sangritana, d'ora in avanti trasportare il campervan? Beh, per noi significa affermare una capacità organizzativa, industriale che non è più limitata alla manovra. Abbiamo proiettato delle slide che rappresentavano la nostra storia. Abbiamo iniziato con delle attività di manovra sul porto di Ortona piuttosto che sulle attività giù a Saletti per Sevel. Oggi siamo un'impresa ferroviaria a tutto tondo. Problematiche diverse saranno affrontate per quello che riguarda invece il segmento gomma, che per questioni connesse alla pandemia ha avuto problematiche altre. Viceversa, sul cargo si cresce in modo esponenziale. È un elemento che sta portando sul territorio nuova produzione, nuove aziende, nuove possibilità non solo di investimento ma anche di assunzione, e quindi la Regione Abruzzo, che ha deciso di spendere su questo territorio oltre 61 milioni di euro, e la tua che ne è soggetto attuatore,
insieme alle capacità relazionali che la Sangritana ha dimostrato di avere, saranno un cocktail assolutamente importante per continuare a far sviluppare questo territorio. E noi torniamo sull'argomento del riordino della rete ospedaliera. L'ultima seduta della Commissione Sanità della Regione Abruzzo, chiusa in appena 15 minuti, ha scatenato l'ira e le proteste delle opposizioni. Giorgio Fedele, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, l'ha definita l'ennesima brutta pagina della politica della Regione Abruzzo. Vediamo. Consigliere regionale Giorgio Fedele, ieri in Commissione Sanità è andato in scena uno scontro, possiamo dire, tra le opposizioni e la maggioranza, in particolare contro il presidente della Commissione Sanità Mario Quaglieri. Al centro resta la questione della rete ospedaliera. Ennesima bruttissima pagina sia politica che istituzionale regionale ieri in Commissione. Inconcepibile l'atteggiamento assunto dalla maggioranza, in particolar modo dal presidente Quaglieri, che hanno per l'ennesima volta dimostrato tutta l'inadeguatezza nel ricoprire un ruolo così importante, soprattutto per la discussione di una tematica così importante, cioè la rete ospedaliera. 15 minuti è il tempo che è durata la commissione. Il presidente Quaglieri ha aperto e ha deciso unilateralmente e violentemente di chiudere la commissione, tagliando corto a ogni discussione. Se il presidente pensa di aver fatto uno sfregio ai consiglieri d'opposizione, si sbaglia grandemente, perché in realtà il danno, il vero sfregio, è stato fatto a tutti gli abruzzesi, specialmente se si tiene presente quella che è la bozza, quella che avrebbe dovuto essere la base di discussione di ieri, che una bozza è una rete ospedaliera che penalizza soprattutto la ASL 1, quindi tutta un'area interna della regione Abruzzo, andando a fare i conti con una forma di retroingegneria, data la poca chiarezza che fino ad oggi c'è stata da parte della maggioranza, vengono fuori dei numeri lapidari: solo 19 posti letto in più per la ASL 01 a fronte dei 90 dell'ASL 02, dei 70 dell'ASL 03 e dei circa 50-60 dell'ASL 04. Il commento non può essere che negativo nei confronti sia di un atteggiamento che dimostra, come ho detto, ignoranza non soltanto delle procedure interne dell'istituzione su come devono essere portati avanti e gestiti i lavori, ma soprattutto una grande violenza nei confronti dell'opposizione e dei cittadini, che devono conoscere quello che li aspetta e quali sono le scelte di questa maggioranza. Cambiamo argomento. Un progetto di riqualificazione del parco fluviale dal valore complessivo di 8 milioni di euro è stato illustrato stamani dall'amministrazione comunale di Teramo. Vediamo. Progetto importante, ambizioso, di circa 8 milioni di euro complessivi, che ovviamente sarà modulare, che ci consentirà di intervenire appunto per step sul nostro parco, su cui siamo già intervenuti con una cura e manutenzione nel corso di questi anni. Ora è il momento della riqualificazione complessiva, della valorizzazione del parco, una risorsa unica, fondamentale, che abbiamo per la nostra città. Un primo blocco di interventi, che ovviamente riguarderà due nodi del parco, sarà avviato subito dopo l'estate, con le risorse già a disposizione, e ovviamente candideremo il progetto a tutti i canali di finanziamento, il contratto di gestione di sviluppo, vedremo quali saranno anche le risorse messe a disposizione dal contratto, e a ogni altro canale, ovviamente in primis il recovery, ma finalmente abbiamo una progettazione importante. Il nostro parco è una risorsa straordinaria ed è importante perché questo progetto, che nasce dalla partecipazione, nasce dall'iter di Ideate, perché lì sono arrivate le richieste, lì sono arrivate le proposte, le iniziative che si andranno anche ad integrare con questo progetto, lo andranno anche ad arricchire, vivrà ulteriori fasi di confronto con la città nello svolgimento e nell'avanzamento dell'iter progettuale. Il parco sarà a tutti gli effetti un parco urbano, in cui verrà realizzata una pista ciclopedonale in terra stabilizzata, colorata, così come tutti gli elementi che lo caratterizzeranno avranno un unico colore distintivo. Gli accessi al parco saranno caratterizzati da dei totem che poi a varie scale determineranno all'interno del parco tutte le strutture di servizio, quindi diventeranno lampioni per l'illuminazione
manutenzione, fontanelle, e parchi giochi e piazze all'aperto per sostare all'ombra. E soprattutto sono state progettate e verranno realizzate delle casette, quelle che noi chiamiamo casette, che sono delle piccole strutture che saranno utili ad ospitare servizi, ristoro, centri educativi, aree di bike sharing o piccole biblioteche, e tutto sarà realizzato con materiali naturali e tutto impostato alla massima sostenibilità dell'intervento. Pescara ospiterà il 18 e 19 giugno Bike Summit, la nuova sfida del turismo sostenibile. Vediamo. Ma saranno due giornate intense in cui passeremo il testimone dell'Oscar italiano del cicloturismo alla prossima regione che conosceremo dopodomani. È un importante evento perché ci gratifica del riconoscimento ottenuto l'anno scorso con la Via Verde della Costa dei Trabocchi. L'Abruzzo ha 130 km di costa che rappresentano comunque il core business del turismo abruzzese, ma è evidente che quello del cicloturismo, del turismo del lento, del trekking rappresentano un valore aggiunto per il mercato turistico abruzzese. Assessore, l'obiettivo è quello di avere una regione sempre più ecosostenibile? Assolutamente sì, partiamo da una cosa, che l'Abruzzo è comunque la regione verde d'Europa con i suoi 3 parchi nazionali, un parco regionale e innumerevoli riserve protette. È evidente che questo è un patrimonio che va valorizzato e grazie forse al Covid che l'anno scorso ha fatto sì che le persone si volessero sempre più isolare, abbiamo conosciuto spazi in Abruzzo che spesso non erano mete di turismo. Guarda, i dati in nostro possesso ci confermano che sarà una stagione estiva con numeri importanti, ovviamente i numeri più importanti li faremo come al solito sulla costa, ma anche l'interno, le zone montane. Vorrei ricordare che purtroppo il turismo montano, il turismo invernale è stato totalmente azzerato dal Covid, ma c'è una grossa riscoperta appunto del turismo lento e sostenibile, la scoperta dei borghi e di tutto il nostro patrimonio enogastronomico, e comunque abbiamo dati molto incoraggianti. Questo weekend sarà un insieme di iniziative. Da un lato avremo domani la presentazione al Bike Summit anche di un'anteprima dei dati sul cicloturismo e sullo studio che facciamo ogni anno insieme a ISNART e Union Camere e Camere di Commercio, quindi anche la presenza della Camera di Commercio Chieti Pescara. Dall'altro ci sarà il premio, il Green Awards, che rappresenta un momento dentro la regione Abruzzo per parlare del cicloturismo a livello nazionale, di quelle che sono le realtà più belle, e qui torniamo sul nostro progetto regionale che è la Bike to Coast, in particolare il tratto della Costa dei Trabocchi, e che trascina dietro un'altra iniziativa importante che arriverà a ottobre, che è appunto Art Bike and Run, che sarà un'iniziativa che metterà a sistema l'intero territorio ciclabile della Costa dei Trabocchi e che parla di arte, turismo attivo, vacanza attiva e al tempo stesso di valorizzazione culturale e enogastronomica di quel territorio. Vanno avanti a buon ritmo i lavori di messa in sicurezza del porto di Giulianova. Tra gli interventi anche il ripristino del muro paraonde. Nel servizio le parole del vicepresidente dell'ente porto, Fabrizio Bonaduce. Vediamo. L'ingegnere Bonaduce Fabrizio, nel consiglio di amministrazione vicepresidente dell'ente porto, lei si occupa anche di seguire i lavori al porto di Giulianova. Delle opere importanti, tanti settori, tanti lavori, e soprattutto ci sono anche lavori in cantiere, cioè progetti che stanno per attuarsi. Sì, assolutamente, come diceva lei, all'interno del consiglio di amministrazione ci siamo separati un po' i compiti. Io ho il compito di seguire, essendo un tecnico, il monitoraggio dei lavori appunto che si stanno realizzando e dei progetti che stiamo proponendo e proporremo. Al momento abbiamo già alle nostre spalle qui, c'è una messa in sicurezza della banchina di riva che ha avuto un cedimento della sede stradale, e la regione con il genio civile e opere marittime sta realizzando appunto la messa in sicurezza, il rinforzo. Una cosa analoga verrà fatta sul molo nord. Sempre sul molo nord stiamo realizzando
un ripristino del muro paraonde, sostituendo i mattoni ammalorati e soprattutto un cordolo di cemento armato che a causa delle intemperie si era disgregato. Insomma. Sempre su tutta l'area portuale stiamo facendo la manutenzione delle torri faro, perché è prevista la sostituzione dei fari alogeni con dei nuovi fari a LED. E attualmente stiamo facendo una verifica delle torri perché, essendo state installate più di 30 anni fa, prima di procedere alla sostituzione ci stiamo verificando che le torri siano in buono stato e quindi non arrechino problemi alla sicurezza. Sempre nel molo nord, quindi lato pesca, verranno realizzate delle tettoie per il ricovero degli operatori, in particolare per coloro che devono rassettare le reti da pesca. Saranno delle tettoie lunghe che quindi consentono di coprire tutta la rete svolta, quindi sono sulla cinquantina di metri le tettoie. Diciamo anche i tempi di consegna, quando saranno pronte queste opere, quando saranno realizzate, la fine lavori? Allora, per il muro abbiamo una fine lavori prevista per metà luglio, per il muro paraonde. I lavori di messa in sicurezza del manto stradale avranno termine circa una ventina di giorni, quindi fra una ventina di giorni verrà rimosso il cantiere. Sulle torri faro stiamo aspettando la relazione tecnica di verifica statica. Oltre a quello verranno installati quattro defibrillatori su tutta l'area portuale che riguarda la pesca, e verrà realizzata una condotta di acqua salata per la pulizia delle attrezzature da pesca. Siamo alla pagina sportiva. A giorni il Pescara ufficializzerà i nuovi direttore sportivo e allenatore. Sul primo fronte torna in auge il nome di Luca Matteassi. Gaetano Auteri è da tempo il principale candidato alla panchina. Andrea Costantini. A distanza di 40 giorni dalla matematica retrocessione in Serie C e a 11 giorni dalla data del 28 giugno, termine perentorio per presentare la documentazione per l'iscrizione al prossimo campionato, non ci sono annunci ufficiali da parte del Pescara. Chi sarà il nuovo direttore sportivo? Chi sarà il nuovo allenatore? Ma non solo, che fine faranno i direttori in scadenza? In questo mese e mezzo si è ventilata sempre l'ipotesi di un nuovo incarico per Antonio Bocchetti nello scouting. E Giorgio Repetto? Resterà senza contratto? Per il settore giovanile si dovrebbe continuare con Giuseppe Geria. Il condizionale va usato non tanto perché c'è dubbio sulla permanenza del dirigente calabrese, quanto per il fatto che possa essere ancora un papabile per la carica di direttore sportivo, anche se negli ultimi giorni le sue quotazioni per quell'incarico sono in ribasso. E proprio su questo ruolo così delicato la questione è più nebulosa. Tantissimi nomi sono circolati, tra questi c'è chi un contatto vero e proprio non l'ha mai avuto col Pescara, chi invece è stato vagliato ma non ha più contatti da tempo. È il caso di Pietro Fusco, il cui nome resta tra i possibili, ma fino a ieri non aveva avuto altri contatti col club biancazzurro. Fusco, che è ancora legato contrattualmente alla San Benedettese per altri 12 mesi. Nelle ultime ore torna invece a circolare un nome già accostato al Pescara a metà maggio. Si tratta di Luca Matteassi. La differenza rispetto ad allora è che Matteassi ora è libero, avendo risolto due giorni fa il contratto che lo legava al Modena fino al giugno 2022. La nuova proprietà emiliana ha puntato su un altro direttore, ma il fatto che la risoluzione sia arrivata in questi giorni può essere un indizio. Sul fronte allenatore, Gaetano Auteri è il nome prescelto. Si attende ancora la comunicazione della risoluzione del contratto con il Bari prima di potersi legare al Delfino. Se poi sarà ufficializzato lo stesso Auteri e non ci saranno colpi di scena, resterà da capire se e come sarà stato il neo DS a vagliare ed eventualmente scegliere il neo tecnico. Sebastiani ha più volte dichiarato che sarebbe stato annunciato prima il direttore sportivo e poi l'allenatore, poiché il DS avrebbe dovuto fare la scelta d'accordo con la società. Ma il nome di Auteri è forte da settimane, quello del DS no. È arrivato per il momento degli annunci, se non sarà domani, subito dopo. E poi si penserà anche al raduno, date, luogo e quindi l'organico, il suo allestimento. Sicuramente la società si è mossa in queste settimane, ma questa è la fase in cui imprimere un ulteriore cambio di passo per approntare la stagione del rilancio.
Scendiamo in Serie D, sono estremamente ridotte le speranze playoff per il Castelnuovo che già domani tornerà in campo nel recupero di Recanati. Ieri però la squadra di Guido Di Fabio si è fatta raggiungere in pieno recupero dal Rieti, vanificando il gol di De Giglio e le prodezze del portiere Olivieri Roberta Di Sante. Terz'ultimo atto per il Castelnuovo che ospita al Comunale il Rieti e che venerdì sarà atteso a Recanati nel recupero contro i Leopardiani per poi chiudere la stagione domenica contro il Giulianova. Senza Guido Di Fabio in panchina e capitan Terrenzio squalificati, il vice Ferretti schiera Morganti e Ndoi al centro della difesa. In attacco rientra Fagioli nel tridente con Manari e Di Ruocco. Assenze pesanti anche in casa Rieti, Raffaele Battisti deve rinunciare al difensore Zona, fermato dal giudice sportivo per ben 4 giornate. A cui si aggiunge la squalifica di Marchi nel 3-5-2 e Mattei a dettare i tempi. In avanti la coppia Vari-D'Alessandris. Gara molto equilibrata in avvio con le due squadre che si annullano a vicenda. Bisogna attendere il 26esimo per vedere la prima vera occasione dell'incontro, quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo D'Alessandris calcia a botta sicura da distanza ravvicinata, costringendo Olivieri ad un vero e proprio miracolo. Salva i suoi l'estremo locale che tiene la partita sullo 0-0. Ancora Rieti per al 32esimo con il colpo di testa ad incrociare di Vari che esce fuori di poco. Break dei locali al 35esimo con la conclusione da fuori di Fagioli che termina fuori bersaglio, ma un minuto più tardi è ancora una volta Olivieri ad essere decisivo per i suoi, disinnescando la conclusione ravvicinata di un mobile Vari. La prima frazione termina così senza reti. In apertura di ripresa un cambio per parte, il Rieti sostituisce Nobile con Esposito mentre il Castelnuovo inserisce Lorenzo Emili per Basilico, tornando al classico 4-2-3-1, ma la prima conclusione nello specchio della porta è per i laziali che al 7° vanno 2 volte alla conclusione, prima con Esposito, poi con Vari, ma in entrambi i casi si frappone con efficacia ancora una volta un super Olivieri che dice no anche un minuto più tardi a Mattei, guadagnandosi la palma di migliore in campo per i locali. Locali che al 14esimo si fanno vedere con una punizione dal limite di Loviso che termina di poco alta sulla traversa. Il Castelnuovo alza il baricentro e un minuto più tardi ancora Loviso prova direttamente dalla bandierina del calcio d'angolo con l'estremo laziale che si salva con l'aiuto della traversa, e sugli sviluppi del corner successivo il Castelnuovo va vicinissimo al vantaggio. Fagioli rimette in mezzo per l'accorrente Morganti che incredibilmente spreca da 2 passi. La pressione dei locali si concretizza al minuto 20 con una grande azione personale di De Giglio che si incunea in area dalla destra, supera 2 avversari, si accentra e deposita in fondo al sacco la rete dell'1-0 e l'11esimo centro stagionale. Nel secondo tempo il Castelnuovo suona tutta un'altra musica e al 28esimo potrebbe anche raddoppiare, ma Fagioli di testa è impreciso e spreca da ottima posizione. Alla mezz'ora problemi muscolari per Lorenzo Emili, costretto ad uscire anzitempo dal terreno di gioco. Al suo posto entra Gentile. Al 34esimo si fa rivedere il Rieti in avanti con un diagonale di D'Alessandris che chiama ancora una volta la respinta coi piedi Olivieri. Prova a complicarsi la vita il Castelnuovo al 40esimo. Ingenuo Fagioli va al contrasto con Montesi nel tentativo di recuperare la sfera e rimedia il secondo cartellino giallo di giornata, lasciando i suoi in 10 nel finale. E al 41esimo il Rieti tenta il tutto per tutto con il tentativo in rovesciata di Tunkara, ma Olivieri dice ancora una volta no. Ma in pieno recupero al 49esimo, quando il Castelnuovo pregustava già la vittoria, il Rieti pareggia. D'Alessandris si libera così di De Giglio. Il direttore di gara non ravvisa il fallo tra le proteste locali. La sfera arriva a Esposito che in extremis fa 1-1. Termina tra le proteste neroverdi al Comunale con un pareggio che ha il sapore della beffa per il Castelnuovo, che così vede ridursi al lumicino le ultime speranze playoff. La Vastese si congeda dal pubblico dell'Aragona con la vittoria di misura sul già retrocesso Porto Sant'Elpidio. Il successo di misura è ancora targato Martiniello. Domenica alle 15 l'ultima di campionato per gli aragonesi in casa della Recanatese. Vediamo.
La Vastese saluta i suoi tifosi con la vittoria di misura sul Porto Sant'Elpidio nell'ultima casalinga della stagione. I biancorossi hanno superato per 1-0 la formazione marchigiana, già da qualche settimana matematicamente retrocessa, grazie ad una rete di Martiniello in apertura di ripresa. Gara quella dell'Aragona senza assilli di classifica e dunque godibile. Primo squillo al 7° minuto con la punizione di Obodo e il colpo di testa di Martiniello, che a due passi da Cavalieri impatta di testa centralmente. Al 20° ancora biancorossi pericolosi con un'azione fotocopia della precedente, angolo di Obodo e colpo di testa dell'attaccante aragonese che manca di pochissimo il bersaglio grosso. Gara giocata a ritmi bassi e con il prevedibile pallino del gioco in mano ai ragazzi di D'Adderio. I marchigiani però si difendono con ordine, non disdegnando qualche sortita in avanti. Al 22° minuto Martiniello per la Vastese ci prova per la terza volta, girando in area un cross di Diarra e trovando questa volta una deviazione in angolo. Attacca la Vastese che al 39° arriva ad un passo dall'1-0 con il portiere marchigiano che con un grande intervento nega il gol a Diallo. Al 42° ci prova Diarra, ma la mira non è delle migliori. Il primo tempo finisce così sullo 0-0, ma in avvio di ripresa al 5° Martiniello, al 4° tentativo, non sbaglia mettendo la sfera di testa alle spalle di Cavalieri su angolo di Obodo. Vantaggio meritato per la formazione del presidente Bolami, che non paga dell'1-0, continua a spingere. Al 10° proteste abruzzesi per un presunto tocco con la mano in area marchigiana di Aliffi su cross di Diarra. Mastriamo di Salerno lascia proseguire. Al 21° arriva il primo vero tiro in porta ospite con Perri, che su punizione chiama alla parata di Rienzo. Al 24° lo stesso Perri per gli ospiti approfitta di un rimpallo, ma dal limite sfiora l'incrocio. Al 36° si rivede così la squadra di casa con il neoentrato Lenoci, che dall'interno dell'area di rigore allarga troppo il compasso mettendo il pallone al lato. Il finale di partita non regala poi altri acuti, con i biancorossi che escono dall'Aragona fra gli applausi dei 200 presenti. Domenica ultima della stagione a Recanati e poi tutti al mare, con la società però chiamata a programmare già tra qualche settimana la nuova stagione. Scendiamo ancora di categoria, stavolta tutto come nei piani. Il Chieti vince a Capistrello e ottiene la promozione in Serie D. Per il tecnico Lucarelli, tra gli artefici principali di questo risultato, ci sono le condizioni per proseguire il percorso insieme la prossima stagione nella Serie Superiore. Vediamo. Il Chieti non sbaglia il secondo match point, batte il Capistrello e con un turno di anticipo torna in Serie D a distanza di una stagione. Accade quasi tutto nel primo tempo. Dopo un paio di conclusioni dalla distanza di Mariani, una di queste parata dall'estremo di casa Franchi, il Chieti, come accaduto contro l'Avezzano, prova a complicarsi la vita da solo. Forti, nel tentativo di mettere una pezza su un retropassaggio di Consorte in area di rigore, commette fallo su De Rocis, che stava approfittando del regalo della difesa teatina. Dal dischetto Franchi però si fa ipnotizzare da Forti, che si fa perdonare del precedente errore. Dalla cintola in su i neroverdi hanno qualità di tutto rispetto e da una giocata in verticale Fabrizi con un mancino ad incrociare a portare avanti il Chieti e come domenica scorsa va a festeggiare con i propri tifosi. Lucarelli si sgola tantissimo per mantenere alta la concentrazione dei suoi difensori, che commettono un'altra leggerezza al 20° quando Lucarino ingenuamente stende in area di rigore un avversario. Dal dischetto questa volta però va Fantozzi, che c'entra in pieno la traversa. Si salva ancora una volta il Chieti, che poi è fortunato nell'azione che porta al 2-0. Calcio d'angolo ben messo in mezzo da Mariani. Fanti, nell'intento di respingere quei pugni, infila la sfera nella propria porta. Sul finale di prima frazione potrebbe mettere già in ghiaccio la gara il Chieti, ma la conclusione improvvisa di Fabrizi dai 35 metri si stampa sulla traversa con Fanti immobile. Nel secondo tempo poco o nulla da segnalare, se non il tiro di Di Girolamo, che prova a riaprire la partita con una conclusione da fuori. Bravo e fortunato Forti a salvarsi con l'aiuto della traversa. E il gol del 3-0 del Chieti grazie a Rodia, bravo a mettere in rete un cross a centro aria di Mariani. La gara praticamente finisce qui. Il Capistrello tira i remi in barca mentre il Chieti non affonda praticamente più. Così al triplice fischio finale parte la festa per il coronamento di un traguardo fortemente voluto dalla dirigenza dopo la brutta retrocessione di un anno fa. Poi la festa si sposta allo Stadio Angelini per l'abbraccio tra la squadra e la propria tifoseria. Bisogna stare sempre tranquilli e l'abbiamo vinto nelle prime 9 partite, che abbiamo preso quel vantaggio impensabile da colmare. Un po' d'ansia ti
ti viene il braccino corto, però ripeto, l'esperienza è questa, quindi noi siamo felici, strameritato, non credo che nessuno possa dire niente, le partite giuste le abbiamo indovinate tutte, le abbiamo vinte con merito, c'era bisogno di gestire tanti giocatori e c'è bisogno quindi di organizzazione e l'abbiamo fatto, abbiamo sopperito le assenze perché nessuno deve dimenticare che Berna abbiamo perso Corticchia che stava in un momento molto positivo, abbiamo perso anche altri giocatori, Filosa, e invece noi non abbiamo indietreggiato, quindi penso veramente non c'è stata storia secondo me in questo campionato. Quindi un percorso che continuerà con mister Lucarelli? Questo bisogna chiedere alla società, le premesse volendo ci sono tutte, però poi i discorsi vanno fatti con calma, naturalmente io mi trovo benissimo, la società pure ha dimostrato di avere massima stima nei miei confronti, quindi poi queste sono cose che ragioneremo dopo, perché adesso bisogna solo festeggiare, perché riportare i chiedindì, ragazzi, tanta roba, manca poco a fare il sogno di tutti i teatini, mi fermo qui, dai. E questa era la nostra ultima notizia, tutti i servizi che avete visto sono disponibili sul nostro canale YouTube e al sito www.tv6.it. Io vi ricordo l'appuntamento di questa sera con Velò, condotta da Jacopo Forcella insieme a Luciano Rabottini, prossimo aggiornamento alle ore 19, buon proseguimento con i programmi di TV6.